Ciao a tutti, sono Matteo e questo è il terzo tutorial sulle basi del parkour. Dando per scontato che voi abbiate assimilato le lezioni degli ultimi due tutorial, oggi affrontiamo per la prima volta un trick, ovvero una mossa. Il trick che affronteremo oggi è il movimento base principale da cui poi si diramano tutte le altre mosse, tutte le altre azioni del parkour, ovvero il volteggio, o in gergo detto vault. Il volteggio classico base del parkour è un movimento che avrete visto fare tantissime volte nei video e anche nella televisione. Infatti, solitamente a Roma, poi non so, in Italia, si usa un nomignolo per questa mossa e la chiamiamo olio cuore, perché nella pubblicità di questo famoso olio c'è una persona che fa appunto quella mossa saltando una staccionata e quindi scherzosamente si dà questo nome. Ma noi lo chiameremo volteggio o vault. Questo movimento è molto semplice e sta alla base dell'affrontare l'ostacolo che poi si evolverà negli altri movimenti del parkour. Quindi dedicate molto tempo a questo esercizio perché vi può insegnare molto sulle dinamiche di coordinamento, slancio, atterraggio e movimento in aria che poi vi saranno utili negli altri movimenti. Il volteggio, o vault, è un movimento abbastanza semplice. Si può compiere con dei movimenti sia lenti che veloci all'inizio per impararlo. Quindi posso consigliarvi, durante i primi salti, di fare molta attenzione semplicemente all'equilibrio, non tanto alla riuscita della mossa, perché questo è l'olio cuore, o il volteggio, e solitamente all'inizio si tende a fare degli errori abbastanza comuni e frequenti, come il salire su con due mani anziché una, ritrovandosi in queste posizioni assurde che possono finire solamente con un'altra rotazione e la successiva caduta all'indietro. Il volteggio va affrontato quindi con una mano, o meglio, se all'inizio si ha proprio paura di salire su con una, l'altra la si può usare per aiutare le gambe a salire dando una botta sulla coscia, oppure arrivare con due mani però toccare con la gamba esterna, capito? Ci sono questi movimenti che possono aiutare a togliersi la paura di salire sull'ostacolo. Ma andiamo a noi. L'olio cuore è un movimento, come dicevo, abbastanza semplice da imparare e fa parte delle basi del parkour. Quindi dedicategli il giusto tempo perché ne sarete ricompensati. Si parte con la mano sull'ostacolo, quindi con la rincorsa, ma anche senza, come in questo caso. Per rincorsa non intendo grandi scarpinate in giro per l'asfalto, per il marmo, quello che c'è. Intendo semplicemente due passi. Uno e il secondo è sull'aria. L'olio cuore, quindi, come tutti i volteggi, cerca di compiere un arco sopra il nostro ostacolo, dalla partenza all'uscita. Spiegandolo in poche parole, mano sull'ostacolo, slancio, cercando di passare con un fianco sopra l'ostacolo, precisamente in volo. Immaginate di stare sopra l'ostacolo così. Non stendete troppo le gambe, neanche rannicchiatele, normali, e fatele passare sopra l'ostacolo. In questo caso è una pila di step, ma immaginate un muro largo. Io ho bisogno di essere sicuro che i miei piedi passano, quindi perdiamo l'abitudine di passare sotto l'ostacolo e alziamo il nostro lancio per poi uscire. In poche parole, la posizione del corpo deve essere parallela all'ostacolo, quindi niente gambe spioventi, niente schiene piegate. Usate bene l'appoggio di questo braccio e vedrete che l'esercizio sarà abbastanza facile. Mano, slancio, atterro. È consigliabile durante l'atterraggio di posizionare i piedi un po' come se state su una tavola da skate, da surf, quello che è. E mai atterrare proprio dritti dritti, a meno che non abbiate preso una conoscenza tale di questo movimento che potete fare anche dei bei precision dritti invece che stare su un fianco. Ma bando alle ciance, perché lo sapete, mi piace parlare tanto.
passiamo a una spiegazione molto più dettagliata di questo esercizio. Come vi dicevo prima, passiamo ad una spiegazione più dettagliata di questo esercizio. L'ostacolo può essere superato sia partendo diagonalmente rispetto all'ostacolo che frontalmente. Fatto sta che a prescindere da quale direzione voi prendiate per affrontarlo, si sale prima con una mano. La mano serve per tirare su il busto slanciato dall'altro lato dell'ostacolo, quindi non andate mai in quella direzione e né troppo in alto, esattamente dall'altro lato, un taglio laterale o un taglio frontale in caso partiate da davanti. Tiriamo sul busto e con l'altra mano libera, per questo dico non si dovrebbero usare due mani, si dà come un pugno nell'aria per slanciare ancora di più l'altra parte del corpo che non è sorretta da un braccio come questa. Quindi si sale insieme a questo e scalciando forte prima con la gamba e poi con l'altra, sempre nella stessa direzione del busto. All'inizio può essere molto frequente che uno atterri lasciando il braccio ancora sull'ostacolo. Questo può essere molto doloroso e causa di alcuni infortuni, ad esempio si può atterrare scendendo troppo pretendendo di tenere la mano sull'ostacolo e questo può fare male ai tendini, può fare male alla spalla e ci può fare male veramente tanto. Un altro errore può essere che si atterra cercando di atterrare in asse sopra quel braccio, con il risultato che si può cadere con la schiena sullo spigolo dell'ostacolo e farsi male di nuovo al braccio. Quindi questo braccio deve essere una spinta a salire, un supporto quando si viaggia sopra l'ostacolo e un trampolino per uscirne fuori, perché il volteggio, come dice il nome, serve per volteggiare sopra l'ostacolo, qua non deve succedere nulla se non sorpassare e volare via. Quindi questo è un trampolino. Oggi è tutto, spero di esservi stato utile. Per qualsiasi altra cosa commentate qui sotto e fatemi sapere se avete bisogno di qualche consiglio o semplicemente consigliarvi un bel posto dove allenarvi o degli esercizi per imparare bene questo movimento del parkour. Ultimo consiglio e chiudiamo questo tutorial: datevi delle tappe, è importante che voi vi diate delle tappe, fosse che ne so, mi allenerò per una settimana solo nei rotolamenti e tu quella settimana non esci da quello, non tanto, ti concentri più su quello, dedichi molto più tempo a quel movimento anziché altri per una settimana di allenamenti e fai così di volta in volta fino a quando non riesci a ottenere il risultato che aspettavi.
Hai bisogno più di una settimana? Fanne due, fanne tre, dedica anche un mese se vuoi ad un volteggio. Se è mirato semplicemente a saperlo fare bene e ottenere una conoscenza superiore per passare ad altro. Per il resto, questo era il mio unico consiglio per oggi. Vi ringrazio di essermi stati vicini anche per questo tutorial. Buon allenamento e alla prossima lezione.